La presentazione del libro bianco sulla ricerca e sulla collaborazione nella ricerca fra pubblico e privato è un punto fermo per dare anche all'opinione pubblica una occasione per promuovere un'idea. Noi siamo qui perché c'è la ricerca, stiamo bene in salute, abbiamo i farmaci, possiamo avere la prevenzione, perché la ricerca ci ha condotto a sapere che cosa serve e a offrirci strumenti per tutelare la salute. Non può non essere pubblica e privata, c'è l'azienda, c'è il sistema privato, ma c'è il pubblico, l'intero sistema sanitario nazionale, i suoi centri di ricerca, gli ospedali con luoghi nei quali i medici sperimentano sul paziente e ciò che viene favorito da questo rapporto col paziente e poi viene divulgato per tutti i pazienti. Quindi il pubblico e privato, le persone forse l'hanno in mente dal punto di vista giuridico, lo stato giuridico dell'impresa e di ciò che non è impresa, ma il pubblico e privato è la ricerca, nel senso che si fa con i privati a favore dei privati, cioè a favore nostro, dei cittadini. Quindi cosa possiamo dire? Che in Italia forse dal punto di vista pubblico non sono molti i fondi sulla ricerca, ma il pubblico mette a disposizione molti strumenti per la ricerca, i cervelli, i nostri medici, gli operatori che lavorano presso i malati, presso il letto del malato in ospedale. Il pubblico ha molto da offrire alla ricerca, il privato ha molto da collaborare e ottenere dal pubblico, quindi è un fatto così naturale, diventa difficile doverlo spiegare perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Il pubblico e il privato è la modalità stessa con cui la ricerca nasce, si innerva e dà risultati.